qualità di presidente del comitato organizzatore di questi mondiali studenteschi di orienteering, ho il piacere di dare un cordiale benvenuto a tutti voi, atleti e accompagnatori. Troviamo qui a Primero, in Trentino, a celebrare la manifestazione di Orienteering Internazionale Studentesca. È una manifestazione che è molto collegata all'ambiente, molto collegata all'organizzazione scolastica, perché è uno sport molto scolastico. In questo momento è internazionale, con la Cina, con l'Israele, con tutti i continenti presenti, per quasi 600-700 partecipanti. Ferrero e Kinder più Sport in particolare sono stati da subito dei compagni di viaggio e loro sono vicini a noi e noi vicini a loro, non solo per un business di marketing, ma perché davvero abbiamo capito che gli obiettivi che vogliamo raggiungere sono gli stessi. Insomma, io credo che un'esperienza come questa di una settimana valga quanto un anno di scuola in termini di culturali, e quindi mi auguro che davvero loro tornino a casa prima di tutto soddisfatti e divertiti, e poi se hanno anche vinto qualcosa tanto meglio. Invitarvi a praticarlo anche voi. L'orienteering è bello perché fa muovere le gambe ma anche il cervello, e mi sembra che questo dica molto. Si può e si deve conciliare lo studio con l'attività sportiva per aumentare la propria consapevolezza, maturare come carattere e anche come disciplina e come sacrificio, perché nella vita niente si ottiene senza sacrificio. Quindi mi raccomando, provatelo. Un saluto a tutti i ragazzi di Kinder Plus.